Ciao ragazzi, se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al canale premendo il bottone rosso con scritto iscriviti e attivate la campanellina con la spunta su inviami tutte le notifiche di questo canale per avere tutti quanti i feed in tempo reale. Beh ragazzi, come vi ho di questo nuovo video di Minecraft, ci troviamo oggi finalmente un nuovo episodio della Hack Review. Già da subito mi scuso se laggerà un pochino la facecam, non so perché ma sto avendo problemi appunto con programmi di registrazione in questo periodo. Ma ragazzi, da subito vi devo lasciare un bel like e un bel commento per supportare questa serie dove recensisco in modo ignorante le hack. Se avete qualche dubbio sul perché io faccio questo tipo di video, mi raccomando, scrivetemelo qua sotto nei commenti che sarei più felice di rispondere, visto che di solito quando leggo i commenti di questo tipo di video di solito rispondo molte persone che dicono perché lo fai, Marco di qua, mi date davvero tanti consigli, quindi mi raccomando, supportate la serie con un bel like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e condividete il video se vi è piaciuto. Nell'episodio di oggi ragazzi recensiremo la Impact 3.0 nella sua versione della 1.11. Allora, questo tipo di hack ragazzi spero sia più ignorante dello Zuni, perché l'ultima volta l'hack stata tanto ignorante, diciamo che non è che mi sia piaciuto più di tanto, perché sapete faccio questo tipo di video giusto per spiegarvi un attimino come funzionano le hack, per farvi capire per esempio all'interno dei server come potete riconoscere un hacker e magari tipo per esempio dirò agli helper e farli bannare tutti quanti. Sono in game mode, quindi non vi preoccupate, non ho ancora attivato la fly perché voglio farvi vedere insieme a voi i principali tipi di hack più ignoranti che si possono trovare. Allora, apriamo la sezione combat. Già da subito voglio dirvi che non mi piace tanto come è fatta la GUI di questa hack, perché non si capisce nulla, non c'è magari scritto la spiegazione delle principali hack, che tanto quelli si conoscono, tipo la kill aura, queste cose si sanno. Ma quando per esempio ci troviamo sotto soap, che non si capisce che cazzo sia, voi dite a cosa mi serve questa hack? Non si sa. Cioè raga, sinceramente mi sono trovato davanti a questo soap e mi sono messo qui e ho detto ok, ora che cioè ho premuto su soap cosa succede? Cioè nulla raga, ve lo giuro, nulla. A parte che è una cosa in combattimento, quindi cioè se combatto contro le pecore, che per sbaglio sono su questo mondo spawnato su un'isola, non mi succede assolutamente nulla. E questo qui è un piccolo tentativo di nuker, andato male, però vabbè, fa niente. Appunto la nuker raga, dopo ve la faccio vedere perché è davvero devastante. Questo qua che è velocity in combat, no, boh, non lo capisco, beh, fa niente. Andiamo in render, ragazzi, qua vediamo un attimino come è settato il menu, che a me sinceramente non è che piace tantissimo. Anche sta cosa qua, per esempio, vedete, camera clip sembra molto la freecam, per esempio, che utilizza la Wolfram durante la troll aura. Però, cioè, tu premi sul tasto invio e non succede nulla, nulla di nulla, cioè, è un hack un po' buggata, tipo anche Chams. Non c'è scritto nulla. Cioè se io guardo, ah ok, Chams ci fa vedere, ok, ora è un po' più capibile, ci fa vedere i vari mob dove si trovano. Però a sto punto ho capito, è molto utile invece questo Chams, perché ce li fa proprio vedere in 3D con tutti quanti i colori più vicini. Diciamo che per esempio qua, come vedete, se noi ci avviciniamo anche se sott'acqua, noi vediamo i colori esatti di questi bellissimi squid. Chams ci sta raga, è una cosa un po' ignorante però ci sta. Intanto c'ho anche l'Optifine già installata di suo, lì ci sono un po' di scheletri. Beh, carina, ci sta. Qua la radar, rega, secondo me è molto più carina, molto più bella, perché ci fa proprio vedere i vari mob dove si trovano. Qua sotto dovrei trovare i vari mob ostili col puntino rosso. Invece quelli, no, quelli verdi invece sono tecnicamente quelli buoni. Vediamo un attimino, infatti, questa pecora qui che è sul radar è verde, per noi è buona. Invece qua sotto ci dice anche dove sono quelli sotto di noi. Secondo me è molto, secondo me è molto utile, raga. Questo l'ho visto in un video e ho detto ecco perché voglio fare la Impact. Cioè raga, ma che cazzo è sta roba? È una cosa incredibile, ci fa vedere dove sono tutti quanti i vari mob, tutte quante le persone ostili o meno. Ce le indica con questo trattino bianco, che poi diventa una cosa pazzesca e fastidiosissima, perché ci fa vedere tutti quanti i mob in un raggio d'azione gigantesco. Cioè guardate, tutti i mob, questo qua che si muove tantissimo, le varie linee che si muovono tantissimo sotterra sono i pipistrelli, e ce ne sono tantissimi di solito in caverna, infatti ce ne fa vedere davvero troppi. Questa qua è un'altra raga, la wireframe, guardate che cazzo di roba è raga, è una cosa pazzesca. In pratica ci fa vedere sottoterra tutti quanti le linee di ogni singolo blocco. Cioè, oltre che a farci vedere praticamente ogni caverna,
che non laggo nemmeno. Infatti faccio 600 fps in questo stato, è davvero una cosa devastante. Ci fa vedere tutte quante le varie caverne. Lì per esempio ce le fa di un colore biancastro, lì una cosa molto strana. Lì c'è della lava colorata di rosso. Ci sono tutti quanti i vari mob. È un X-ray però che non ci fa vedere dove cazzo sono finito, i singoli blocchi. Mi sa che sono finito nell'unico solco che c'era. Però ci fa vedere tutte quante le linee di tutte quante le caverne. È davvero molto figo, mi piace. Ovviamente che non utilizzerei mai in una vanilla. Andiamo nella sezione movement, ragazzi, e qua troviamo assolutamente una cosa classica, una cosa molto semplice. Perché, per esempio, a parte il solito jetpack, che allora mettiamo e ci mettiamo per esempio in game mode, perché voglio un attimino testarlo. È molto più veloce, vediamo se ci va a prendere danno da caduta. Sì, infatti, facciamo prendere un danno da caduta gigantesco. E perché se noi più alto saliamo, anche se ci fermiamo per esempio a un blocco d'altezza, per esempio qua, noi prendiamo il danno da caduta dall'alto, cioè da dove ci siamo lanciati al massimo. Quindi diciamo che è una cosa un pochino inutile questo jetpack. Purtroppo mi sa che non avete sentito i rumori di Minecraft fino ad ora, perché neanche io li sentivo. Quindi un po' una sbatti. Proviamo a vedere se ora funzionano. Sto crashando tutto. Ok, ora dovreste sentirli, perfetto. Poi, long jump, voglio testarlo. What the fuck? Cioè è una specie di fly gigantormica. What the fuck? Ah, ho capito come funziona. Ci fa saltare i corsi d'acqua dove potrei cadere. What? No, non è vero. Non lo capisco. In pratica ci fa volare proprio a mezza altezza così. What the fuck? Posso saltarmi tipo 500 blocchi in un mezzo secondo. Guardate. Oddio, è velocissima, raga. Così, saltiamo un attimino qua sopra. Ok, guardate l'isola dove si trova rispetto a me. Guardate, vado in avanti. Guardate, in un secondo dove sono finito. Dalla parte opposta della mappa. Wow, questa long jump, raga, è davvero ignorante. Vabbè, oltre, raga, la boat fly che voglio... In onore della boat fly, ragazzi, adesso ne prenderemo una barca in game mode, perché dobbiamo prendere una barca in game mode, assolutamente. Quindi, boat, dove sei, boat? Ecco, eccola qua, che bella questa boat. Ci mettiamo sopra con la boat fly. Game mode 1 e si va, ragazzi. Vuoi dire se è diversa dalle altre? E invece no, è sempre la solita boat fly ignorantissima. Magari scrivete nei commenti se volete che riporti un troll con la boat fly. Secondo me ci potrebbe stare un sacco. Ecco, sono morto cadendo dalla barca. Ci sta però comunque la boss, è sempre molto ignorante. Vorrei provare questa elitra più, perché secondo me è un'elitra che noi non abbiamo, però ci dà come la sensazione di elitra. Quindi per esempio se io prendessi uno stack di blocchi, perché comunque ci serve, e ci lanciamo dall'alto, mettiamoci un attimino in game mode 0 tecnicamente. No, no, non funziona. Non funziona così, che palle. Non lo so, non lo so, fa niente. Poi vabbè, player classico, automine, cioè io sono fermo, lui scala da solo, autorespawn, cagate varie. La blink, credo che... No, la blink non è come la solita, non mi piace questa blink, perché ci dice... No, non capisco il grafico in avanti, non lo so, fa niente. La freecam, raga, è la classica freecam, però io preferisco quella della Wolfram perché ci fa vedere dov'è il nostro mino rispetto a dove viaggiamo noi. Invece qua no, qua è una classica freecam inutile. Poi vabbè raga, poi c'è la World che è l'anti-weather che non fa piovere, questa è una cosa abbastanza utile. Beh, poi la classica X-ray che però non ho capito, perché ci fa vedere sì il blocchetto di chest, ma secondo me dovremmo andare giù in caverna. E poi c'è la nuker che è davvero devastante. Cioè la nuker, raga, ci fa... Perché è normal? No, allora se noi ci mettessimo in game mode 1... Ok, la nuker in game mode 1 spacca qualunque roba. Cioè, è una cosa pazzesca. Ed è per questo che secondo me l'altra volta nella Kriams non ha funzionato. Potrei provare questa nuker nella prossima Kriams. Secondo me ci potrebbe stare. Comunque, sempre nei commenti, ragazzi, fatemi sapere. Ma questa nuker qua, raga, che è pure settata in normal, fa dei devasti giganteschi. E questa assolutamente la preferisco invece nel caso della Wolfram, che è davvero, secondo me, molto più devastante. Guardate qua, in pochi secondi che devasto ha creato. Poi nei misc, ragazzi, sono le ultime cose. Per esempio questa cosa della crosshair in più è molto utile nei combattimenti in PvP, che secondo me ci sta ed è molto bella.
Mindplex Staff Detector, raga, mi devasta, perché è proprio una cosa fatta apposta per gli staffer, per vedere dove sono gli help. Però queste cose è una cosa un po' ignorante, tipo per scappare, tipo in modo hide and seek. Poi ci sono anche una sezione tipo Murder, molto ignorante, Propanto, queste cose, ma credo che sia una cosa da fare all'interno dei server. Io questa qua sinceramente non vorrei provare a utilizzarla in nessun server prima di rischiare un permaban che mi rimane secco forever nella vita. C'è un'ultima sezione dove poi ci fa disattivare direttamente l'hack dal menu, che va su MISC, disable premi, e ti si toglie completamente l'hack senza nient'altro. Quindi ragazzi, spero che per questo video è tutto, mi raccomando, l'hack in particolare era la Impact in 1.11. spero che comunque questo video qua vi sia piaciuto. Io direi, come finale, mi potrei lanciare nel fossato di Bedrock che avevo distrutto, quindi nel fossato infinito inutile, e quindi nulla, mi raccomando ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Da Mark è tutto, ciao!